Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi. Oggi parleremo di GLM, ovvero General Linear Models. I GLM sono dei metodi che Minitab propone dentro al menu dell'ANOVA. Quindi li troviamo, vedete, dentro il menu ANOVA, dopo la Balanced ANOVA, troviamo General Linear Model. Ora, notiamo subito che questo tipo di funzionalità propone un sottomenu che compare con un'unica voce attiva e una serie di ulteriori voci per ora non attive. Perché questo? La risposta sta nel nome stesso del metodo. Qui parliamo di model, ovvero, in sostanza, i General Linear Model non sono semplicemente un metodo di analisi statistica, bensì sono un metodo matematico per andare ad analizzare come la varianza di un dataset viene influenzata dai vari fattori, che va a creare un modello che potrà essere utilizzato sia per descrivere un dataset già esistente, sia per poter predire ulteriori nuovi valori. Quindi di fatto un modello, questa è già una prima grossa differenza tra i metodi di ANOVA, gli altri metodi di ANOVA e il metodo GLM. Metodo che peraltro possiamo ritrovare molto molto simile se andiamo a vedere il menu regression, e vedete sotto regression troviamo un fit regression model, così come sempre sotto regression troviamo anche una binary logistic regression che crea esattamente lo stesso tipo di menu che ci propone di fittare un model e a seguito della creazione del modello andrà ad attivare anche le altre voci. Ma noi restiamo per ora su ANOVA e General Linear Model. Allora, intanto cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando. Abbiamo visto che sicuramente GLM è un metodo che si può utilizzare per certi casi di ANOVA. Entrambi, infatti, sono procedure, sia la Balanced ANOVA che GLM, sono metodi di ANOVA che servono per analizzare dati raccolti ma con diversi disegni sperimentali. La scelta della Balanced piuttosto che del GLM dipende e si basa sul disegno sperimentale e dalle opzioni disponibili. In particolare, il disegno sperimentale, ricordiamo che si riferisce alla selezione di unità o soggetti da misurare, all'assegnazione di trattamenti per queste unità o soggetti e alla sequenza di misurazioni svolte su di essi. Ecco, in Minitab entrambi i metodi, quindi Balanced ANOVA e General Linear Model, possono fittare modelli univariati a dati bilanciati con fino a 31 fattori. Quindi parliamo di variabili categoriche, ogni variabile categorica viene individuata come un fattore che poi avrà un certo numero di livelli possibili. Però il GLM è un metodo che ha una serie di vantaggi in più rispetto alla Balanced ANOVA, ovvero può gestire dati non bilanciati. Quindi in pratica compare ogni volta, compare come unica alternativa valida ogni volta che abbiamo da fare una ANOVA su dati non bilanciati e che non siano gestiti da un unico fattore, okay? Quindi quando abbiamo più fattori. Può gestire predittori continui anche, quindi non ha solamente variabili categoriche, ma può gestire anche predittori continui. In quel caso semplicemente vengono mischiati senza nessun problema sia variabili categoriche che variabili continue dentro lo stesso modello senza minimamente avere problemi. Semplicemente Minitab ci proporrà di andare a distinguere quali sono le variabili categoriche e quali quelle continue. Può eseguire comparazioni multiple e salva un modello per analisi successive. Perfetto, allora adesso andiamo ad aprire un progetto di quelli di Minitab. Facciamo Open Project, andiamo dentro a Minitab 16, qua abbiamo i dataset, troveremo dentro, scusate, dataset, perfetto, dentro al menu, alla cartella Basic Statistics, troviamo il progetto Break This, ok, lo apriamo. Andiamo a vedere con cosa abbiamo a che fare. Vedete, sono 24 record dove abbiamo un modello di pneumatico e poi due fattori e una variabile risposta che è la distanza. Due fattori sono la profondità del battistrada e il fatto se l'ABS sia attivo o non attivo.
Quello che viene misurato è la distanza di frenata, quindi si vuole andare a vedere come il tipo di pneumatico, prima colonna, la profondità del battistrada e la presenza o meno di ABS vadano a influenzare la distanza di frenata, che è la variabile risposta misurata e trascritta poi nella colonna C4, distance. Ok? Questo è l'ambito in cui ci stiamo muovendo in questo progetto di esempio. Questi dati sono bilanciati, quindi volendo io potrei anche fare stat ANOVA, balanced ANOVA, la risposta è la distance, nel modello andiamo a mettere tire, tread e ABS, non abbiamo fattori random, nei grafici facciamo pure 4 in 1, facciamo ok e vedete Minitab mi produce un'analisi di balanced ANOVA sui dati che gli ho passato, quindi ho vedete, tre fattori, con praticamente tre livelli per il primo, due per il secondo, due per il terzo, vedete, vengono riproposti. Sulla sessione Minitab ci fa un recap di quelli che sono i fattori e i relativi livelli che abbiamo inserito nel modello, chiamiamolo modello anche in questo caso per semplicità, e poi viene prodotta l'analisi della varianza che abbiamo richiesto, quindi abbiamo fatto proprio una balanced ANOVA, vedete, questo risultato. Risultato che ci va a dire che il tipo di pneumatico e la presenza o meno di ABS, avendo un p-value che è minore di 0,05, sono effettivamente fattori che influenzano la risposta, cioè la distanza di frenata, mentre a quanto pare da questa analisi la profondità del battistrada, tread, vedete, ha un p-value pari a 0,8 e quindi non influenza apparentemente, secondo i dati che abbiamo e l'analisi che abbiamo svolto, non influenza la distanza di frenata. Questo è il modo in cui viene letto l'output di una balanced ANOVA. Vedete, qua sotto abbiamo i soliti valori S e R che ci vanno a indicare, S ci dà un'idea della distanza dei punti sperimentali dal modello, dalla linea teorica, okay, dalla curva teorica, quindi S più è piccolo e meglio è. Qui in questo caso abbiamo un valore di S abbastanza piccolo, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. R square o R square adjusted ci danno invece una stima della percentuale di varianza che viene descritta dai parametri inseriti nel modello. Ok? In questo caso abbiamo un 82% o insomma, diciamo un 80% di variabilità spiegata da questi fattori, quindi possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti dall'analisi svolta. Vedete, abbiamo potuto svolgere una nova. Questo è tutto ciò che viene reso, insieme chiaramente a un grafico dei residui che possiamo ritenere più che soddisfacente. Vedete, tutti i quattro grafici sono soddisfacenti. Come al solito notiamo che l'istogramma non è il grafico più indicativo e interessante che si possa fare, perché può trarre in inganno con questo andamento. Ricordate sempre che l'istogramma è un grafico che va preso con le pinze e mai da solo. Tutti gli altri tre sono invece molto chiari e ci dimostrano che possiamo stare tranquilli sulla disposizione, l'andamento dei residui. Quindi il modello che abbiamo fatto, l'analisi che abbiamo fatto pare essere sensata. Ma ora veniamo al vero topic del webinar e andiamo a fare un GLM. Quindi vedremo apposta la differenza tra quando abbiamo a che fare con dati bilanciati e non bilanciati, la differenza tra balanced ANOVA e GLM. E vedrete che l'output di un GLM è decisamente diverso. In questo caso, vedete, questa è la maschera in cui andare a mettere i parametri e le informazioni per eseguire un general linear model. Vedete che oltre alla variabile risposta è presente una finestra per inserire i fattori e una finestra per inserire i cosiddetti covariates. In pratica qua andiamo a mettere le variabili categoriche nella finestra fattori, che nel nostro caso sono tutte e tre, e se avessimo delle variabili continue le andremo a mettere nella finestra covariates. Vedete che infatti nel momento in cui faccio clic su questa finestra, Minitab mi propone le uniche due colonne che hanno valori continui, che sono thread, cioè valori numerici, diciamo, che sono thread e distance. Benissimo.
Diamo un'occhiata un attimo veloce a questi menu. Qua facciamo pure 4-in-1 per i grafici dei residui. Nel modello, per ora, lasciamo così, vedete, vengono considerati solamente termini del primo ordine. Ok, facciamo ok. In coding abbiamo questi valori che tipicamente vanno benissimo così come sono impostati, meno 1, 0 e 1, l'altra ipotesi è 1, 0. Questo è un dettaglio di come funziona il metodo matematico che genera i GLM. Essendo un dettaglio che riguarda più da vicino il metodo matematico, in questa sede del webinar, che tengono sempre un livello abbastanza divulgativo, soprassediamo su questo, però sappiate che volendo potete approfondire il tema premendo help nella maschera. Arriverete nell'help contestuale, dove vi verrà spiegato con che criterio scegliere i coding factors, i coding per il metodo di coding per i factors, quindi meno 1, 0 più 1 oppure 1, 0. E qua in queste due righe viene spiegata la differenza. Noi ora, come dicevo, soprassediamo e lasciamo quella impostazione che per noi va senz'altro bene. Facciamo ok e viene svolta la nostra analisi. Andiamo a vedere che qual è il nostro output. Quindi abbiamo fatto un general linear model. Vedete che l'output è molto più lungo di quello della nova, perché abbiamo ancora un riassunto di quelli che sono i nostri fattori, quei loro livelli e i valori. Abbiamo un'analisi della varianza, vedete che viene eseguita con i nostri p-value. Vedete, viene riproposto un output che è assolutamente comparabile a quello di prima. Ancora vediamo che tire e ABS, quindi il tipo di pneumatico e la presenza o meno di ABS, sono i fattori determinanti, mentre invece il battistrada risulta essere trascurabile, meno importante. S e R² adjusted sono uguali a prima, ma in più ora già c'è una differenza, compare R² prediction. Questo R² prediction viene aggiunto perché ora questo ci dà una idea di quanto il modello possa giustificare la varianza predetta. Okay? Se usiamo il modello creato per predire altri comportamenti, questa è la varianza totale che possiamo aspettarci che il modello riesca a predire, 72%. Vedete che c'è una bella differenza tra R² e R² prediction. Inoltre, ci viene fornito una serie di p-value ulteriormente per i fattori e alcuni dei livelli. Quali livelli? Quelli che vengono considerati più significativi. Quindi, vedete, GTLS sono due tipi di pneumatici, 2 su 3, vedete il p-value è basso. Tread, vedete, ha un p-value molto alto, quindi continua a essere poco interessante. ABS disabled, vedete, ha un p-value praticamente a zero, quindi di fatto sappiamo che quando l'ABS non è abilitato, sicuramente questo influisce molto sulla distanza di frenata. Benissimo, andiamo avanti, perché ora viene la parte interessante. Vedete che abbiamo detto la GLM genera appunto un modello. E noi lo vediamo qua. Questa è l'equazione di regressione che viene generata dal modello. Minitab ce la propone scritta in sessione affinché possa essere vista. Di fatto se l'è anche salvata da qualche parte. E se ora noi andassimo a fare una predizione, quindi una nuova general linear model, vedete che si sono abilitate un'altra serie di voci, fra cui predict, Minitab userebbe questo modello, questa equazione, ok, per andare a predire la distanza. Benissimo, vedete che il modello comprende dei coefficienti che vengono calcolati da Minitab moltiplicati per alcuni dei livelli che sono entrati in gioco. Esiste poi questa colonna VIF. I VIF, questo termine è un po' particolare, ok, è un indice che ci permette di capire se i predittori che stiamo utilizzando sono correlati tra di loro. In particolare, se siamo pari a 1, con un valore pari a 1,
predittori non sono correlati, tra 1 e 5 sono poco correlati, tra 5 e 10 sono molto correlati. VIF sta per Variance Inflation Factor e indica, come dicevamo, quanto la multicollinearità sia presente in un'analisi di regressione. La multicollinearità, che è la correlazione fra i predittori, è un problema perché può aumentare la varianza dei coefficienti di regressione e renderli quindi instabili e difficili da interpretare. Quindi noi sappiamo che quello che vogliamo avere sono dei valori VIF i più bassi possibili, ok? Quindi in questo caso vanno bene perché sono pari a 1 o comunque vicini a 1, quindi non c'è correlazione o comunque se c'è è molto molto bassa, quindi non ci sono particolari problemi. Ok, quindi questo è il senso degli indicatori VIF. Quindi rispetto ad ANOVA, a una balanced ANOVA che potevamo fare in questo caso essendo i dati bilanciati, vedete che ci sono molte più informazioni nell'output, fondamentalmente da qui in giù, tutta questa parte da R²PRED in giù, sono tutte cose, informazioni in più che vengono rese. Notiamo che ancora una volta ci viene confermato che thread non influenza e quindi a questo punto noi volendo potremmo anche prendere il nostro menu precedente, togliere thread dal modello perché sappiamo che non conta, fare ok e rigenerare il modello. Andiamo pure nel Project Manager. Vedete? Lo rigeneriamo senza più utilizzare il nostro thread. Vedete, in questo caso abbiamo solo tire e ABS perché era inutile generare un'equazione di regressione più complicata del dovuto, no? Con termini che tanto sappiamo essere poco interessanti ai fini della spiegazione della varianza del sistema. E quindi semplifichiamo il modello, vedete ci viene reso S un po' differente, R squared è molto simile, R squared predicted, ok, cambia un po' invece rispetto a prima, vedete qua era un 72, ora abbiamo ottenuto un 74, quasi 75%. I p-value e i VIF restano comunque come ci aspettavamo che venissero prodotti, quindi abbiamo un modello che sembra consistente e interessante. Ci resta da guardare i grafici dei residui, anche qui vediamo che è tutto a posto. Okay. Ma torniamo sulla sessione. Allora, l'ABS, che abbiamo visto essere un fattore determinante, ha solo due livelli, quindi sicuramente, okay, se genera un contributo importante nella varianza, beh, noi possiamo senz'altro sapere che evidentemente c'è una differenza tra i due livelli. I due livelli, gli unici due livelli presenti per ABS, sono diversi tra loro. Questo è quanto. Tire Pro, cioè il tipo di pneumatico, ha tre livelli. Quindi noi sappiamo che lì dentro esiste una differenza, però non sappiamo bene quale sia, come sia effettivamente collocata questa differenza nei tre livelli del tipo di pneumatico. E quindi possiamo fare STAT, andare in ANOVA, andare in General Linear Model e fare una comparison. Praticamente la risposta è la distanza, facciamo tipo di comparazione pairwise, va benissimo. Usiamo pure il metodo di Takei per il confronto. Se volete sapere di più sui quattro metodi, si può andare nell'help contestuale, avrete tutte le informazioni del caso, ma tipicamente TAKE è un buon inizio. Prendiamo Tire e premiamo il tasto C, Compare Levels for this item. Ok? Quindi andremo a fare una comparazione dei livelli di Tire. In grafici va bene così, facciamo ok e ci viene reso un output. Allora, cominciamo dalla sessione. Vedete, in sessione è stata fatta una Takei pairwise comparison sulla termine tire, cioè sul tipo di pneumatico. E vedete come viene letto questo output in sessione. Va letto così, ovvero i tipi di pneumatici, o più in generale i livelli che vengono raggruppati con la stessa lettera, sono simili tra loro, mentre il tipo di pneumatico che viene raggruppato con una lettera differente effettivamente differisce, ha una variabilità diversa dagli altri due. Quindi vediamo già subito dalla sessione che i
il pneumatico di tipo GT evidentemente differisce abbastanza significativamente dagli altri due. Abbiamo poi anche un grafico a supporto del test di comparison. Questo viene letto così, guardate, Minitab nella versione 17 dà anche dei suggerimenti. Dice, se un intervallo non contiene lo 0, allora le corrispondenti medie sono significativamente differenti. E vedete, in pratica qua ci viene detto che il tipo di pneumatico LS rispetto al tipo di pneumatico GT, vedete che non comprende lo 0, l'intervallo, pertanto sono significativamente differenti tra loro. Idem per MX e GT, differiscono significativamente. Vedete, non comprendono lo 0 e invece MX e LS comprendono lo 0, quindi non c'è una differenza significativa tra i due tipi di pneumatici. Perfetto. Possiamo fare anche, per vedere meglio questa cosa, possiamo fare STAT ANOVA e andare a fare un main effects plot. La risposta è la distance, i factors sono, mettiamoli pure tutti quanti, così li vediamo anche. In options qua no, non abbiamo nulla da inserire in particolare, facciamo ok ed ecco quello che ci viene generato. È un appunto main effects plot per la risposta distance. Cosa abbiamo qua? Abbiamo il tipo di pneumatico con i suoi tre livelli che sono GT, LS, MX. In ordinata abbiamo la distanza media di, del resto. E qua vediamo chiaramente in modo grafico e immediato appunto che il pneumatico GT riesce a garantire uno spazio d'arresto che mediamente, è più contenuto rispetto ai pneumatici di tipo LS ed MX. Così come vediamo invece che la profondità del battistrada, vedete, differisce pochissimo. Infatti già il modello ci aveva esplicitamente detto tramite il p-value che il fattore tread non influisce significativamente. Invece, vediamo ancora che il fattore ABS influisce come? Infatti, vedete che tra il livello disabled e enabled, quindi ABS disabilitato e ABS abilitato, c'è un'enorme differenza nella distanza d'arresto, quindi si va da 23 a quasi 28, quindi il fattore ABS influenza e come. Possiamo fare anche un ANOVA interaction plot, la risposta sempre è la distance, qua mettiamo pure tutti e tre, facciamo pure un display full interaction e facciamo ok. Ecco l'output. Allora, qua che cosa abbiamo? Qua un interaction plot per la distanza, quindi abbiamo rispettivamente alle medie delle distanze d'arresto, no? Le distanze d'arresto le abbiamo sempre in ordinata, vedete sono riportate sia a sinistra che a destra, ok? E vengono confrontate tutti i fattori con i loro livelli. Quindi, per esempio, qui abbiamo i pneumatici con i tre tipi, quindi tre livelli del fattore pneumatico, vedete? GT, LS, MX, eccoli qua. E li vediamo rapportati alla presenza o meno di ABS. ABS disabled, vedete, tutti e tre i tipi di pneumatici performano in modo peggiore rispetto a quando l'ABS invece è enabled, vedete? In particolare il pneumatico di tipo GT, vedete, ha una distanza d'arresto comunque più bassa sia quando l'ABS è disabilitato sia quando l'ABS è abilitato. Ecco, questo grafico va letto sempre comunque in questo modo, quindi dovunque vi posizionate in una qualsiasi dei riquadri, il modo in cui dovete leggerlo è quello descritto. Quindi in questo caso abbiamo battistrada, vedete, con le due profondità differenti, qua abbiamo i tre tipi di pneumatici e vediamo che fondamentalmente tra battistrada diciamo di tipo rosso e battistrada di tipo azzurro, quindi mi riferisco alle profondità, ma facciamo pure riferito ai colori. Vedete, tutti e tre i tipi di pneumatici hanno una differenza minima. Il GT ha una piccola differenza, quello che ha più differenza volendo è l'LS, l'MX quasi coincidono e così via. Questo anche può essere un modo di rappresentare i fattori con i loro livelli in modo molto utile per visivamente andare a cogliere dove ci siano eventualmente differenze significative.
quindi questo è il senso di questo tipo di grafico. Ok, abbiamo fatto, ecco, torniamo un attimo sulla sessione. Sulla sessione, dove abbiamo fatto il general linear model, corretto, andiamo a vedere, a fare un rapido commento su quelli che sono i valori di R squared, R squared prediction, predicted e R squared adjusted. Ecco, se ci fosse una grossa differenza, e già qua comincia a esserci, tra il valore di R squared adjusted e il valore di R squared prediction, allora questo potrebbe essere una forte indicazione del fatto che il modello è in overfit. Se trovate grosse differenze in valore assoluto tra R squared adjusted e R squared prediction, vuol dire che il modello ha overfittato i dati, cioè che non ha una grande capacità di generalizzare la descrizione dei fattori con i loro livelli e si è calato un po' troppo su quelli che sono i dati specifici su cui, che abbiamo utilizzato per creare il modello. Questo è il senso del confronto di questi valori. Possono darci un'indicazione precisa. È molto interessante se sul fatto di quanto sia generalizzabile il modello che abbiamo creato. Ora facciamo vedere anche dentro ad ANOVA General Linear Model la vocina predict. Ora in questo caso noi avevamo un modello bilanciato, avevamo i dati, scusate, i dati bilanciati, quindi fondamentalmente in questo caso predict non ci dà un aiuto particolare perché avevamo già tutti i casi con le loro risposte. Quindi soprassediamo un attimo sul fatto che in realtà abbiamo già le risposte, però vediamo cosa può fare predict. Vedete, posso mettere dei valori per tire e ABS, ok? Quanti ne voglio? Facciamo due casi, per esempio LS e disabled, ok? Options, ok, va benissimo così, facciamo ok ed eseguiamo la predizione. Vedete, è un risultato che va direttamente in sessione. Qui abbiamo come termini, vedete, prediction for distance, i termini sono tire e ABS, e dopodiché abbiamo le due predizioni. Vi ricordate che gli hanno chieste due, questa è la prima e questa è la seconda. Fit è il modello predetto, quindi quando io ho un pneumatico di tipo GT e l'ABS enabled, un valore di distanza d'arresto predetto pari a 21 metri, ok? Invece quando ho pneumatico di tipo LS e ABS disabilitato, ho una distanza d'arresto predetta pari a 28, quasi 29 metri. Quindi, ecco, questo è il modo, vedete? Sto utilizzando quel modello che mi sono costruito tramite il metodo General Linear Model. Sto usando questa equazione per andare a predire la mia distanza d'arresto grazie al modello Minitab. Quindi sta utilizzando questa equazione, né più né meno, sta proprio facendo una predizione utilizzando il modello. Benissimo, torniamo un attimo alla predizione. Vedete, abbiamo un confidence interval e un predicted interval. Questo è da ritenersi un'indicazione, il confidence interval, per la media, ok? Mentre invece il predicted interval è per il singolo valore predetto, è un intervallo di confidenza per il singolo valore predetto, ok? Perfetto, quindi intervallo di confidenza al 95% come al solito, no? Quindi con un alpha value del 5%. Ottimo, e adesso abbiamo visto un esempio balanced, perché questi erano dati bilanciati. Ora andiamo a vedere invece cosa succede facendo, apriamo un nuovo progetto, non salviamo nulla, andiamo ad aprirci un worksheet, che si chiama Professor e che contiene
i dati relativi a dei docenti di un'università americana, dovrebbe essere verosimilmente da queste parti, professor, eccolo qua. Dicevo, dati docenti, relativi a dei docenti di un'università americana. In pratica abbiamo categorizzato il subject di ciò che ogni docente insegna. Sono quattro livelli per il subject, vedete la prima colonna, espresso come 1, 2, 3 o 4, questi sono i valori possibili. 1 vuol dire che il docente insegna in ambito umanitario, 2 vuol dire che insegna in ambito di scienze sociali, 3 di ingegneria, 4 di management. Il degree invece è anche questo fattorizzato in tre livelli, 1, 2, 3, ok? Il livello 1 indica che il docente ha un bachelor's degree, il livello 2 indica che il docente ha un master's degree e il 3 infine che il docente ha un PhD, ok? Salary è la risposta, la variabile risposta, chiaramente questo sarà da intendersi da moltiplicare per una potenza di 10, immagino, comunque è un valore. È una variabile risposta del salario. Quindi si vuole cercare di vedere come varia il salario in funzione del subject, quindi dell'area in cui il docente insegna, e del suo titolo di studio. Okay? Questi dati, non è che lo sto vedendo a occhio, ma ve lo dico perché lo so, sono dati non bilanciati, quindi è un caso diverso da quello precedente in cui potevamo fare anche una balance da nova. Se dovessimo provare a farla ora, una balance, vedete. La risposta è salary e nel modello andiamo a mettere subject e degree. Facciamo ok, Minitab mi rende un errore, mi dice unbalanced design, ok? E mi dice in sostanza che io non posso fare una balance da 9 in questo caso perché non ho dati bilanciati. A questo punto io so che tutto ciò che posso fare, ok, è un general linear model. Quindi lo faccio, fit general linear model, metto salary. I fattori sono subject e degree. Nel modello lascio che vengano considerati solo i termini del primo ordine. Ok. Per il resto, grafici vado a mettere 4 in 1, così non mi inonda di finestre di grafici. Faccio ok e ottengo il mio General Linear Model. Vedete, questo ha funzionato. Il factor coding come prima, meno 101, diciamo, su quello non entriamo. Vedete, qua ci sono i fattori con i loro livelli, 4 e 3 rispettivamente, con questi valori. Vado a vedere, vedo che sia subject che degree risultano essere fattori determinanti per la variabilità del modello che sto costruendo, cioè per la variabilità dei dati che sto analizzando. S, vedete, ha un valore molto basso, quindi va molto bene. Ho anche che scusate, R-squared adjusted e R-squared prediction sono molto simili, quindi va bene anche in questo caso. Ok. Ho i valori VIF vicini a 1, quindi posso ritenermi soddisfatto anche di questo. Ed ecco infine la mia equazione di regressione, vedete? Ecco, chiaramente anche in questo caso io dovrei andare a fare una comparison perché so che ho più livelli per entrambi i fattori, so che entrambi i fattori sono significativi, quindi dovrei andare a vedere effettivamente come sono disposte le differenze tra i vari livelli, quindi dovrei fare una comparison come abbiamo visto prima. Volendo, potrei fare qualcosa di più nel mio modello. Potrei andare a considerare anche i termini misti. Quindi seleziono entrambi i miei livelli. Vedete che la vocina add rende disponibile il tastino add quando vado a selezionare entrambi i fattori. E Meetup mi permette quindi di aggiungere le interazioni fino all'ordine 2. Se faccio add, vedete, compare anche il termine misto, subject per degree. Se faccio ok e faccio ok, ottengo un nuovo modello, vedete? Ottengo un nuovo modello, in questo caso ho anche il termine misto,
che però, vedete, ha un valore di p-value molto alto, 0,9, quindi è decisamente maggiore di 0,05. Da questo deduco che il termine misto di fatto non è importante. Peraltro, guardate come aumenti la distanza tra R-square adjusted ed R-square prediction, quindi sto andando ulteriormente verso, sto andando verso un overfitting dei dati. Chiaramente l'equazione di regressione si complica parecchio perché ho tutti i termini misti anche da considerare. Andassi a vedere il grafico dei residui per questo caso, per il caso precedente, li troverei in entrambi i casi soddisfacenti. Però qui ho fondamentalmente risposta evidente del fatto che il termine misto non sia significativo. Per di più mi si è complicato il modello parecchio e quindi quello che io faccio è tornare nella mia finestrella e eliminare dal modello il termine misto. Rifaccio ok e rigenero il modello perché se io non rigenerassi il modello, Minitab otterrebbe come ultimo modello valido da utilizzare quello ultimo, no? Quindi quello con anche tutto il termine misto, che peraltro abbiamo visto andava un po' più in overfitting. Quindi adesso io potrei andare a fare una prediction, per esempio, con il mio modello appena creato. Ok, quindi andare a mettere un livello 3 e un degree di tipo 3, ok, piuttosto che un livello 1 con un degree di tipo 1, ok? Farmi una prediction di queste due combinazioni e ottenere che nel primo caso, quando ho subject 3 e degree 3, ok? Il salario previsto è 3,7, vedete? Mentre quando ho 1 e 1 per i due fattori, ok? I livelli 1 e 1 rispettivamente per i due fattori. Ho uno stipendio previsto decisamente più basso, pari a 1,7, 1,8, diciamo. Posso fare anche qualcosa di più. Posso fare, per esempio, un response optimizer. Avendo un modello, infatti, a disposizione, Minitab mi offre una funzione particolarmente comoda, ovvero questa, response optimizer. Cosa posso voler fare? Posso voler sapere qual è la combinazione di livelli che, per esempio, mi massimizza la risposta salario. Ok? Faccio ok, mi viene prodotto questo grafico, andiamo a vederlo un po' meglio. Ho anche una finestrella che posso utilizzare. Come va letto? Allora, innanzitutto questo è un grafico interattivo. Vedete, qua ho il subject, vedete, e qua ho il degree, vedete che il grafico è diviso in due aree, no? Quindi qua ho i quattro livelli del fattore subject, qui ho i tre livelli del fattore degree. Minitab automaticamente in questo grafico mi va a evidenziare quella che è la combinazione che massimizza il salario, perché è quello che gli ho chiesto di fare. Vedete, qua ho questo y uguale 3,7 è il valore previsto, è il valore massimo previsto, salary maximum y uguale 3,7 è l'y di questo grafico. Ma dicevo, il grafico è interattivo, perché io potrei andare a spostare queste rette, ok? Sui livelli, sugli altri livelli dei miei fattori. E in questo caso Minitab automaticamente mi rigenera la stima di quella che è il salario massimo data la combinazione dei livelli che ho indicato, muovendo queste rette sul grafico. Automaticamente però io potrei andare a premere il bottoncino con la stellina per ottenere quella che è la risposta migliore, quindi quella ottimizzata. E automaticamente Minitab mi ritorna sui livelli 3 e 3 dei due fattori. Quindi questa è una funzionalità ulteriore che possiamo sfruttare quando andiamo con ANOVA General Linear Model a creare appunto un modello. Abbiamo anche un factorial plot, ok? Qua abbiamo la risposta salario, le variabili da includere sono Subject e degree, che sono quelle che abbiamo. Facciamo pure solo così, facciamo ok,
Vedete, mi viene generato questo grafico in cui ho i due livelli, i due fattori con i loro quattro livelli e qui automaticamente vedo quelli che corrispondono a un salario medio minore o maggiore. Vediamo che il livello 3 del fattore subject è quello che corrisponde a uno stipendio medio maggiore, così come il livello 3 del fattore degree è quello che corrisponde a uno stipendio medio maggiore. È un altro modo di andare a vedere fattori e livelli. Perfetto. Ora andiamo a prendere, infine, anche un altro tipo di file. Andiamo a vedere un altro caso. Quindi facciamo new Minitab Project, facciamo ok, non salviamo nulla, ok, e andiamo ad aprire un worksheet che contiene, lo troviamo nella sample data folder, il worksheet che andiamo ad aprire contiene molti dati, è un worksheet creato apposta per fare diversi esempi. Quindi vedrete che ha molte colonne, non servono chiaramente tutte contemporaneamente, contiene infatti più esempi. Facciamo ok. Ecco, vedete, ci sono tantissime colonne in questo worksheet. Facciamo info. Vedete, noi ora in questo caso andremo a utilizzare Light Output, Temperature e Glass Type, che ci rappresentano la luce in uscita da un oscilloscopio, che è light output, questa sarà la nostra risposta, rispetto alla temperatura, ok, del vetro e al tipo di vetro, glass type. Ora andiamo a fare stat ANOVA, general linear model, fit general linear model, la variabile risposta è light output, ok, light output. I nostri fattori invece sono, come abbiamo detto, temperature, scusate, temperature e glass type. Eccoli qua. Perfetto. Facciamo ok. Ci viene generato il nostro modello. Andiamo a vedere che cosa abbiamo ottenuto. Allora, a quanto pare, temperature e glass type sono entrambi significativi. A quanto pare, R-square adjusted e R-square predicted sono abbastanza vicini, un 85 contro un 81, ma ahimè, per quanto anche l'equazione di regressione, chiaramente con i termini che abbiamo considerato sia semplice, purtroppo S ha un valore molto molto alto. Quindi questo modello, ok, al di là dei p-value, dei VIF, dell'R-square adjusted prediction, eccetera, è un modello che ha qualcosa che non va bene, perché ha un valore S troppo troppo alto. S, ricordate, deve essere piccolo, cioè qui c'è una distanza molto elevata, sostanzialmente, c'è una distanza molto elevata tra quello che è il modello e quelli che sono i punti. Quindi vuol dire che il modello non li sta fittando affatto bene. Infatti, se andiamo ad aprire di nuovo la nostra finestrella, proviamo a rifare la cosa facendoci produrre anche dei grafici, facciamo ok, diamo un'occhiata a questi grafici dei residui e immediatamente vediamo che effettivamente non sono proprio dei migliori. Vedete? Per esempio, il versus order, vedete che c'è un andamento un po' strano, anche il versus fit ha una disposizione non proprio uniforme attorno allo zero, e il normal probability plot ha un andamento che non è dei migliori, vedete? Non sembra proprio indicare una normalità dei valori. Allora, che cosa possiamo fare? Torniamo al nostro modello da generare e proviamo a vedere se per caso, così come sembrano indicarci i grafici dei residui, se per caso il modello non abbia bisogno
qualche termine di ordine superiore. Proviamo ad andarli a includere, quindi abbiamo temperature glass type, ok. Proviamo a considerare tutti questi, proviamo a considerare anche il fattore misto, ok, di temperatura, vedete? Facciamo ok, rifacciamo ok e vediamo come va, vediamo se per caso va un po' meglio. Allora, i grafici ancora non sono dei migliori, ma sicuramente qualcosa è migliorato. Normal probability plot e il versus fit sono visibilmente migliori. Anche il versus order comincia a essere un po' meglio. Andiamo a vedere il modello, se per caso ha avuto anche esso un qualche miglioramento. Allora, i p-value continuano a essere interessanti, in più vediamo che il temperature per glass type, quindi il termine misto, ha anche esso un p-value pari a 0, quindi è un termine che va considerato nel modello. S è migliorato, la distanza tra R²-adjusted prediction è diminuita, quindi sembra che inserendo anche valori, scusate, termini di ordine superiore, pare che il modello vada effettivamente a migliorare. Oh, è chiaro che inserendo i termini di valore su di termini di ordine superiore, il modello, l'equazione del modello si complica e diventa sicuramente più lunga, però a questo punto abbiamo un modello che ci soddisfa senz'altro molto di più del precedente. Quello precedente in particolare non era accettabile, quindi è un modello che possiamo utilizzare per eseguire delle prediction. Quindi possiamo fare, per esempio, vedete, un'analisi di predizione. È un modello più interessante, è un modello che ci dà l'idea che andando a considerare i termini di ordine superiore possa migliorare ulteriormente. Quindi se considerassimo anche eventualmente, scusate, non qua, quanto piuttosto in ANOVA, General Linear Model, Fit General Linear Model, nel modello. Se dovessimo andare a considerare anche dei valori di ordine superiore, per esempio una temperatura considerata al terzo ordine, piuttosto che combinazioni ulteriori, quindi andassimo a fare un modello decisamente più complesso, questo potrebbe sicuramente migliorare quello che è il nostro modello in output. Okay, dovremmo andare a considerare termini di ordine superiore. Non lo stiamo a fare perché semplicemente avremmo un modello più complicato, sicuramente. La temperatura però potrebbe essere un fattore da andare a considerare nei covariati perché potrebbe essere non un fattore facilmente controllabile, quindi volendo potremmo mettere temperature anche qua dentro e fare ok. Scusate, toglierlo dai fattori e provare a metterlo nei covariati, rieseguire il modello in questo modo, ok, e vedere cosa cambia. Questo perché? Perché quando abbiamo a che fare con dati di questo genere, può essere molto utile andare a provare diverse combinazioni, andare a vedere se per caso, considerando i termini in modi differenti, piuttosto che prendere termini di ordine maggiore, al primo, superiore al primo, eccetera, vedere come varia il modello. Questo perché non si sa effettivamente come sia l'interazione tra i diversi fattori, come essi pesino e come effettivamente sia proprio il modello fisico del sistema che stiamo studiando. Quindi in questo caso, come più o meno sempre, conviene provare a fare diverse combinazioni e andare a vedere i diversi output, quindi confrontare diversi modelli. Questo test che abbiamo fatto, provando a considerare la temperatura come una variabile continua, vedete, non migliora la situazione perché S è tornato molto alto e i VIF soprattutto sono esplosi, quindi abbiamo introdotto una collinearità tra i fattori di predizione. Tutto ciò ci fa capire che l'ambito dei General Linear Model e in generale della creazione di modelli in Minitab, come in qualsiasi altro sistema che possa generare dei modelli, è un territorio che va considerato, va trattato con grande attenzione perché dobbiamo creare un modello che fitti il più possibile
non solo i dati con cui lo costruiamo, ma in generale tutti i dati di quel tipo. Quindi dobbiamo trovare un modello il più possibile generalizzabile e il più possibile capace di descrivere i dati in particolare su cui l'abbiamo costruito. Quindi sono due richieste specifiche, quindi non deve andare in overfitting, deve descrivere bene comunque i dati da cui siamo partiti, deve essere un modello il più possibile semplice, senza termini inutili, quindi dobbiamo guardare i p-value, valutare come sono disposti, capire cosa veramente è importante, eliminare i termini non significativi, controllare che non ci sia troppa collinearità tra i fattori e andare sempre a dare un'occhiata anche a quelli che sono i grafici dei residui per capire se esistono dei trend, degli andamenti che ci indichino che il primo ordine nel modello non è sufficiente, esattamente come è successo in questo caso che abbiamo appena visto. In sostanza, tutte le volte che andiamo a creare dei modelli, quindi può essere dentro a regression, fit regression model, binary logistic regression, piuttosto che ANOVA, general linear model, quello che dobbiamo fare è stare attenti che non stiamo semplicemente applicando un modello statistico, ma stiamo generando un modello. E quindi il livello di attenzione a tutti gli indicatori e parametri che MiniTab ci rende deve essere molto maggiore, perché dobbiamo stare attenti, perché un modello può essere costruito facilmente, ma il fatto che il modello sia attendibile, abbia senso e sia capace di predire altre combinazioni di livelli dei fattori è tutto da vedere, ok? È una cosa che va giudicata e interpretata dall'insieme di tutti i parametri e di tutti gli indicatori che MiniTab ci rende. Con questo io vi ringrazio per aver seguito fino qui il webinar, spero di potervi avere con noi nei prossimi, che trovate sul sito gmsl.it dove ci sono anche i link per iscriversi e mi auguro che questo possa essere stato un'indicazione interessante su quello che è il mondo dei general linear model con MiniTab. Grazie ancora e buona giornata.